Salve a tutti, eccoci con le anticipazioni del Paradiso delle Signore che vanno dall'8 al 12 novembre. Nel magazzino c'è una nuova Venere in circolo. Si tratta di Gemma, la figlia di Veronica, la compagna di Ezio. La ragazza è stata presa in prova, ma Irene non è felice di averla tra i piedi. Ha paura che per colpa sua possa perdere la bellissima amicizia che ha con Stefania. Irene, astuta com'è, prova a piazzare anche Dora contro Gemma. Vuole farle terra bruciata intorno, così da allontanarla. Stefania prova a portare pace. Nel frattempo Veronica incontra Gloria, ma non sa che la donna è la ex del suo compagno. Adelaide trema. Flora sta indagando sulla scomparsa di suo padre, perché vuole sapere cosa gli è successo davvero. La stilista del paradiso annuncia che presto partirà per Parigi, perché vuole incontrare il giovane Bergamini. Il suo viaggio però va a monte, quando è proprio Cosimo a tornare dalla capitale francese. Il marito di Gabriella racconta a Flora tutti i segreti di Adelaide, compresa la sua relazione con Umberto. Per risolvere il suo problema alle corde vocali, Tina si deve operare. La cantante, spalleggiata da Vittorio, confessa tutto ai suoi genitori. Giuseppe si mostra subito preoccupato per l'intervento di sua figlia. Anche Agnese lo è, ma vuole comunque essere fiduciosa. Vittorio cerca di tranquillizzarla e consiglia ai due coniugi amato di stare accanto a Tina e di confortarla in questo momento così particolare. La giovane non è così sicura di volersi operare, del resto ha molta paura. Ma Vittorio le organizza un incontro con una sua fan che le fa cambiare idea e che le dà la forza per affrontare tutto. Il giorno dell'intervento si avvicina e Tina prende una decisione definitiva. Agnese sente che con suo marito le cose non continuano ad andare bene. Armando le dà conforto. Intanto Don Saverio fa pressione su Giuseppe. Deve raccontare a sua moglie tutta la verità. Deve rivelarle l'esistenza di Petra e del bambino. L'uomo pare indeciso. Il destino però fa il suo giochetto e un giorno Agnese trova una busta con dentro una foto del piccolo. A questo punto la saggia sarta affronta suo marito. È arrivato il momento di vuotare il sacco.